iscrizioni sono state tantissime, sono centinaia e centinaia, e quindi anche quest'anno avremo il corteo solito, ricco di partecipanti, e speriamo anche di costruire uno spettacolo adeguato a creare un'atmosfera medievale del 1500, che va a riconoscere il giusto merito e il giusto ai principi sanseverini. Tanta gente vuole partecipare, un onore, anche tanti nonteggianesi, quindi oramai questo a dimostrazione che oramai la nostra festa non è più una festa soltanto teggianese, è una festa del Vallo di Diano, ma non solo, ha superato i confini regionali. Tutti vogliono in un certo senso omaggiare la coppia principesca, quindi si divertono partecipando al corteo e rivivendo quei momenti di gloria che furono all'epoca di tutti i nobili e i popolani che andarono ad omaggiare i principi Sanseverino quando furono accolti dal Consiglio Comunale di Teggiano. Sono tante le iniziative che proprio in questi giorni ci assorbono tanto. Dalla verifica dei partecipanti al corteo, dall'organizzazione degli spettacoli. Noi, come più volte abbiamo detto, anche quest'anno vorremmo riproporre il criterio degli spettacoli itineranti, quindi l'organizzare nelle varie piazze gli spettacoli non è cosa semplice. Quindi l'avere il rapporto di organizzare con i vari artisti l'iniziativa. Poi ci sono tante altre attività, dalla logistica al rapporto con i fornitori, alla verifica delle pietanze, e gli aspetti burocratici. Perché poi ci sono tanti aspetti burocratici, dalla sicurezza al rapporto con le amministrazioni. A proposito, quest'anno abbiamo istituito un premio simpatico, che è quello di premiare chi addobberà la taverna in maniera più significativa, più gradevole per i turisti che parteciperanno alla manifestazione. Vorremmo proprio che i turisti dicessero proprio la loro, proprio perché il successo di questa manifestazione è legato alla presenza dei turisti. Quest'anno poi la manifestazione cade a fine settimana, perché saranno venerdì, sabato e domenica. Quindi io invito tutti di essere presenti l'11, il 12 e il 13 agosto alla tavola della principessa Costanza.